on guitar, Keith Mack. Buonasera, questa sera parliamo di un paio di bootleg, niente di che, però è giusto parlarne. Vediamo un po'. Il primo è questo. Questo è un bootleg uscito, non so se 3 o 4 anni fa, e contiene dei pezzi live fra il 1968 e il 1969. Sono 18 pezzi, un insieme di tracce di una qualità bassissima. L'interno, andiamo a vedere, ha i crediti, quindi chi ha suonato, quando ha suonato, con le varie date e altro. Una foto dell'epoca, una biografia molto risicata e infine una foto di Joe che non c'entra niente con l'epoca descritta. Il CD è masterizzato benissimo, anche se non contiene Joe. Questo CD si trova in vendita, ha un codice a barre. Il secondo esempio, parlando sempre di bootleg, tra i tanti videocopie, è questo, e credo sia molto più imponente di questo. Perché? Molto semplice. Oltre ad essere un doppio album, è praticamente il concerto intero del famoso Joe Cocker Live, tant'è che riprende anche la scritta. La copertina con la faccia di Joe è praticamente tratta, se non erro, dal singolo You Are So Beautiful di questo album, cioè del Joe Cocker Live. Qui specifica che è stato il concerto del 23 settembre del 1989. E dietro possiamo vedere questa foto simpatica dove Joe ricorda El Boy. Possiamo trovare tutta la tracklist. La 8ª traccia, cioè l'ultima traccia del secondo album, è tratta da un secondo concerto, che probabilmente questo era incompleta la registrazione. Infatti troviamo il brano con un piccolo video dei miei amici, With a Little Help From My Friend, tratta dal concerto della caduta del muro del 12 novembre 1989. Questa è una serie della Sheffield Leon Record molto particolare, poiché ha fatto una serie di bootleg quasi uno per ogni album in studio con queste figure. La cosa sempre buona, carina di questi bootleg è che hanno comunque foto inerenti al periodo del concerto. Mettono foto che non c'entrano niente con il periodo, quindi con la com'era Joe in quel momento. Credo che queste siano anche delle foto meravigliose di Joe. I pezzi sono moltissimi, moltissimi. Abbiamo anche un Batman intro come introduzione del concerto, ma abbiamo pezzi come Another Mind Gone, abbiamo pezzi come I Stand in Wonder che non sono di facile reperibilità. Abbiamo I Will Live For You che è tratta dalla versione live del concerto, cioè del videoclip ufficiale, quindi anche quella non fa parte del concerto. Questo vuole riportare alla memoria, vuole riportare alla realtà quello che era Joe Cocker nel 1989. Questo fa parte della serie bootleg JC, quindi Joe Cocker. Questo è il numero 04 live. CD in finto vinile, quindi qualità minore,
sono stile CD della PlayStation. Questo è il primo di cui parliamo, ne parleremo ancora di altri bootleg di Joker, quindi rimanete sintonizzati, ok? Joker.net, non ve lo dimenticate e grazie per essere stati qui. Ciao!